Maria Grazia Cipriani è una delle figure storiche del teatro italiano, è la fondatrice del Teatro del Carretto, che è una delle compagnie più importanti del teatro di ricerca in Italia e non solo, che ha fondato nel 1983 insieme allo scenografo Graziano Gregori, con il quale ha un lunghissimo sodalizio che dura tuttora, che contribuisce in modo assolutamente determinante e decisivo alla poetica della compagnia. Gli spettacoli di Cipriani sono stati accolti in vari festival internazionali, più volte hanno rappresentato l'Italia e sono sempre stati considerati dei piccoli gioielli o dei grandi gioielli. Sono spettacoli non soltanto destinati all'infanzia, anzi, sovente destinati ad un pubblico adulto, sono come delle grandi scatole magiche entro le quali avvengono mondi teatrali. E Maria Grazia Cipriani porta alla Biennale di Venezia tre spettacoli: Biancaneve del 1983, che è un po' lo spettacolo manifesto del Teatro del Carretto, Le Mille e Una Notte e Pinocchio. Biancaneve è considerato, ed è sempre stato considerato, lo spettacolo manifesto di Maria Grazia Cipriani, è dello stesso anno in cui è stata fondata la compagnia, ovvero del 1983, è lo spettacolo in qualche modo d'esordio del Teatro del Carretto. È una libera rielaborazione della fiaba celebre dei fratelli Grimm, nella quale una matrigna, in questo caso interpretata da un'attrice in carne ed ossa, seppure indossando una maschera, interagisce con una sorta di mondo fantastico che è tutto racchiuso in un armadio delle meraviglie, in qualche modo, da dove nascono e da dove fuoriescono marionette, grossi pupi di cartapesta. E nani addirittura che rompono sulla scena, una sorta appunto di scatola magica entro la quale fare agire il connubio tra il mondo del reale, impersonato dall'attrice, e il mondo dell'immaginario di Cipriani.